partito. Ma ciao, non posso parlare forte perché è tardi. Sono le 11 di sera, 11 e mezza. Non pensavo di arrivare ai 10.000 iscritti così velocemente e invece ci sono già arrivata. E perciò mi trovo qua a fare questo video perché volevo fare la live speciale 10.000 iscritti. Ma mi dispiace, ma non posso ancora farla per i problemi a questo occhio che ho. Che praticamente tanti mi avete chiesto cos'ho. Praticamente mi è venuta una pallina dentro qua sotto, una pallina sotto qua, interna. Che adesso vediamo se si riassorbe da sola, altrimenti dovrò andare a farmela aspirare, ok? Perciò c'ho sempre quest'occhio che è rosso e mi fa male e faccio fatica a leggere, ok? Perciò se è da leggere i vostri commenti, io ingrandisco lo schermo e riesco a leggerli, però facendo una live mi verrebbe difficile perché a leggere i commenti sotto scritti in piccolo non ce la farei a leggerli, perché dopo 5 minuti mi comincia a lacrimare l'occhio e mi fa male, ok? E siccome non lo devo sforzare, devo fare impacchi con l'acqua calda, devo mettermi le gocce qua e là, speriamo che se si riassorba sta roba che c'ha un nome, comincia per la K, ma non mi ricordo come si chiama. Sapete che io coi numeri le cose non ci vado a nozze. Ecco, comunque niente di grave. Ok. Perciò niente, ho detto registro adesso anche se è tardi. Lo speciale 10.000 iscritti per ringraziare tutti, tutti, tutti voi. Ho fatto, allora, c'erano due possibilità per fare sta roba qua. Io ho optato per questa possibilità, dopo vi dico l'altra. Allora, torta fatta in casa, i disegni sopra vi insegnerò come farli magari in un video. È ancora un po' tiepida, ancora un po' tiepida. E voglio tagliarmi una fetta in onore vostro, mi dispiace tanto perché è una faticaccia. Vediamo se è venuta buona, perché la voglio condire, tra virgolette condire, so che non si dice. Vediamo com'è venuta dentro, è venuta perfetta, guardate. La voglio fare. Mettiamo qua, la voglio fare con la panna che ho appena montato la panna e ho appena fatto il caffè che andremo a fare una sorta di tiramisù. Vedete, questo è il caffè con un po' di latte e andremo a bagnare tipo una specie di tiramisù, andremo a bagnare la torta. Ok, e andremo a mettergli la panna montata che ho appena montato. Eccola qua. E andremo a fare una specie di... Guardate com'è montata, come si è montata bene. Vedete? Si è montata proprio bene. Ecco qua. Fa impressione a vederla, però deve essere buona. Mettiamo un po' di panna anche sopra. Ecco qua. Mettiamo un altro po' di caffè. Facciamo una specie di zuppa con la torta, col caffè. Ecco qua, col caffè e la panna montata, vediamo com'è venuta. Sembra comprata, è proprio buona. Buona. Voglio ringraziare tutti. Tutti, 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 perché mi avessero detto 3 mesi fa che sarei arrivata
10.000 iscritti, ero a 5.008, ormai ferma da un anno, e poi boom, tutto su un colpo, sono arrivata a 10.000, solamente essendo me stessa, perché prima facevo video tipo di dissing e tutt'altro di quello che faccio adesso, invece adesso sono me stessa perché io sono così e sono contenta. Perciò grazie a tutti. E questa è per noi, anche se è mia, la mangio io, però fate finta. Chi mi segue su Instagram sa che avevo detto che avrei preso una Mystery Box. Mi è arrivata oggi. Sono arrabbiata perché è una ciofeca. Mi è arrivata, che a parte che io l'ho ordinata su eBay e mi è arrivata con la carta intorno di Prime di Amazon. Mi è arrivato il pacco tutto rotto. Mi è arrivato un pacco, vi assicuro, tutto rotto, che sicuramente si saranno tirati fuori mezza roba. Perché in questo pacco doveva contenere 12 oggetti. Ok, l'avevo comprata per 12 oggetti, ne ho trovati solo 4. Gli ho scritto adesso al rivenditore di eBay che l'ho presa, gli ho mandato le foto e vediamo che mi risponde. Quei 4 che sono dentro erano anche aperti, ma ve li faccio vedere. Cioè la scatola era così. Cioè, guardate, era tutta rotta. Allora, dentro c'era sto zainetto qua che fa cagare, giallo, sembra quello dell'asilo, poi giallo, proprio giallo canarino, è proprio brutto. Sto staffare qua. Poi c'era dentro staffare qua che non so cosa serva, però mio figlio mi ha detto che gli metti sopra o il telefono o il tablet e si sente tipo cassa che si sente. Mio figlio l'ha provato col suo, non funziona nemmeno. Non funziona perché l'ha provato, perché non sarebbe neanche compatibile col mio. Con quello di mio figlio sì, ci ha provato e non funziona nemmeno. Ecco. Poi c'era dentro staffare qua che sembra una cosa erotica che non lo è. Cioè la scatola era così, era rotta, cioè era tutto rotto dentro. Difatti quando mi è arrivato ho detto è uno scherzo. Cioè, vabbè. C'era dentro questo, che in teoria dovrebbe essere, sembra una roba erotica, ma vi giuro non lo è. È un affare così che non funziona neanche, devi mettergli il cavetto. Dovrebbe funzionare anche con le pile, ma con le pile non funziona. Non l'ho neanche provato col cavetto per il nervoso, come vedete manco l'ho aperto. Comunque non so se fa delle scossette o che cacchio faccia sta affare qua sotto. Ecco, non lo userò sicuramente perché io spero che gli do indietro tutte queste 4 robe che mi hanno mandato. Ecco. E poi la cosa più ridicola, che vi giuro io non ho capito che cos'è, perché appena mi è arrivata pensavo fosse, ho detto mi hanno mandato la carta igienica. Adesso vi faccio vedere, io non ho ancora capito cos'è. Mo, ditemelo voi e ditemi se non sembrano rotoli di carta igienica. Ecco, c'era dentro questo qua. C'è sul disegno della faccia. Ho provato a fare anche col coso, col telefono, il traduttore, non mi traduce manco, c'è scritto solamente viso e collo e basta. Però
Non so se è una garza. Io ho detto a mio figlio, o è carta igienica, o non lo so, è per mummificare qualcuno. Perché, cioè, è tipo garza, tipo per mummificare qualcuno, non lo so. Avete presente quelli che mummificano le persone, la mummia? Ecco. O è quello, ho detto che per mummificare qualcuno, non lo so. Oh, boh. A parte che mio figlio mi ha fatto subito la battuta, mi ha detto, beh, per te ha detto due rotoli non bastano. Sì, c'ha anche ragione, però. Queste cose qua mi sono arrivate. In una scatola rotta, perché la scatola era rotta, le cose aperte e rotte. Non so cosa sia successo. Sicuramente il pacco è stato aperto perché, cioè, era chiuso. Cioè, vedete? Cioè, aveva questa di Prime, che è quello di Amazon, però era tutto scocciato con lo scotch normale. Perciò lì vuol dire che l'hanno aperto. A parte che io l'ho ordinato su eBay, non so perché mi è arrivato con la carta di Amazon. Sicuramente sarà stato qualcuno che ha preso uno scatolone che c'aveva lì, gli ha buttato dentro quattro cose e basta. L'avevo preso per fare una cosa carina, perché ne avevo visti tanti che avevano preso queste mystery box lì, e invece questo è quello che mi è successo. Buono. È un peccato buttar via il caffè. Però vorrei sapere, quell'affare lì per le mummie, a cosa serve? Questa è proprio sfiga, eh. Buona, sono stata brava. Allora, sincerità per sincerità, eh. Vi avevo detto che c'erano le due opzioni, giusto? Allora, la prima opzione era star qua, far la torta, far la panna, fare il caffè, decorarla, tutto quanto. La seconda opzione era quella che ho fatto io. Allora, la torta è questa. Eccola qua. Torta variegata al cioccolato, di due colori, del Mulino Bianco. La panna non l'ho montata io, ma era questa, già bella che fatta che montata. Ma la cosa peggiore, ragazzi, il caffè. Sapete che io caffè non ne bevo, l'ho detto mille volte, io caffè non ne bevo, non era caffè. Ebbene sì. Era Baileys al cioccolato. Difatti vi dico la verità, che c'ho un caldo in questo, difatti comincio a diventare rossa, c'ho un caldo che voi non potete capire. Avete presente chi ha la menopausa, lo sa che gli vengono le scaldane? Ecco, io ne ho bevuto tanto così, perché io proprio l'ho comprata la bottiglia, ma ce l'ho in frigo già da 2 settimane. Io ne bevo un goccino ogni tanto così. C'ho un caldo, ma voi non potete capire che caldo ho in questo momento. E difatti penso che chiuderò anche qua, perché prima che comincio a balbettare, a slappare con la lingua, perché comincia a farmi effetto, visto che io sono
Come ho già detto tante volte, io non bevo solo anestetica. Anestesia. Aspettate, ce la faccio. Uno che non beve è astemico, astemica. Io non bevo, ok? Perciò già a bere tanto così io proprio lasciate perdere. Ecco, però volevo festeggiare i 10.000 iscritti con voi, visto che non ho potuto fare la live. E questo ci avevo e questo ho fatto. Ecco. Mo' ragazzi, c'ho una sete che voi non potete capire, però non ho portato un bicchiere. Dove potrei bere? Potrei bere qua, anche se c'è dentro un po' di questo. Potrei bere dentro la tazzuliella qua. Adesso sembra acqua sporca. Fa un po' impressione a vederla perché sembra acqua sporca, però mo come la bevo visto che l'ho riempito troppo. Sembra acqua sporca, ma non lo è. C'era dentro solamente un po' di questo, ma non ho un bicchiere, l'ho dimenticato di là. Perdonatemi, è quasi mezzanotte. Stanno facendo il Grande Fratello. Io avevo già registrato un video per far uscire domani sera, però per voi sarà stasera, dove vi racconto del calzolaio. L'avevo già registrato oggi per far uscire stasera, domani, stasera per voi. Però visto che sono arrivati 10.000 iscritti, dovevo fare lo speciale e quello del calzolaio uscirà dopo, cioè domani. Allora, aspettate. Questo lo sto facendo adesso che è mezzanotte, adesso sì quasi, ed esce in mattinata, in pomeriggio o verso sera. Sì, in pomeriggio verso sera lo faccio uscire. Però l'altro dovevo uscire domani sera, anzi stasera, invece lo faccio uscire domani. Allora questo che sto registrando adesso lo faccio uscire stasera, che per voi è stasera, però per me è domani, perché sono meno un quarto, più o meno mezzanotte. Ok, perciò per me è domani, per voi è stasera. Perciò quando voi lo vedete è già fuori, perciò non è neanche stasera, è già uscito, perciò lo state vedendo. Quello invece del calzolaio per me uscirà dopodomani, però per voi che state vedendo adesso questo uscirà domani. Ok? Dove ho già detto non farò i saluti perché quando stavo registrando mi sono dimenticata i nomi delle persone da salutare nel telefono e non ho potuto fare i saluti, perciò i saluti li farò nel prossimo, quello che registrerò dopodomani, credo che andrà in settimana, non so qua. Sì, ho fatto un casino tremendo, lasciate fate finta di niente, va là, lasciate perdere. È tardi, ho bevuto quel pochettino lì, sono stanca. Lasciate perdere, sono mezza accecata, lasciate perdere. Io adesso che dirvi, ragazzi, io vi saluto. Spero che questo intruglio di speciale 10.000, che doveva essere una cosa carina, invece è diventato un casino mostruoso, ma non ho nessuna intenzione di ripeterlo perché altrimenti dovrei fare un'altra torta, no? Ormai l'ho già tagliata, non potrei fare quella di tagliarla. Vabbè, dai, lasciate perdere. Ciao a tutti, alla prossima, vi bacio, grazie a tutti per i 10 iscritti. 10, cioè 10.000 iscritti, grazie. Vabbè, ciao. Fra 3, 2, 1 vi saluto, va.